Sarà forse per l'influenza dei film hollywoodiani? Eppure le berline tre volumi, quelle con la coda per intenderci, hanno sempre avuto un non so che di affascinante. Poi dalle nostre parti in realtà non hanno mai riscosso grande successo, a meno che non fossero premium, proprio come l'Audi A3 Sedan, la più compatta della gamma, che con elementi classici e altri molto giovanili vuole mettere d'accordo due clientele differenti. Ce la farà? Vediamolo in questo perché comprarla e perché no. Fuori com'è? Bastano 15 cm in più per dare alla sedan tutta un'altra identità. Un aumento che riguarda la lunghezza e che rende così la silhouette slanciata e filante grazie anche a delle proporzioni che restano armoniche, visto che se le dimensioni totali sono più compatte rispetto a quelle delle berline che vediamo di solito, l'ampiezza dei passaruota resta la solita. In questo modo il corpo vettura è snello e atletico e poi dinamico con i movimenti in rilievo della carrozzeria. Il tetto, ribassato di mezzo centimetro rispetto alla hatchback, culmina con un terzo volume con un piccolo spoiler. I gruppi ottici posteriori la fanno persino sembrare arrabbiata e sotto non c'è nemmeno più un accenno agli scarichi, giusto una cromatura. Davanti, la struttura così spezzettata dei fari identifica la tecnologia Matrix LED. È in generale di carattere cenettanto e perché no, è meglio valorizzarlo con un bel colore acceso. E dentro? Insieme all'aumento delle dimensioni rispetto alla 3 hatchback c'è stato anche un incremento della capacità di carico di ben 45 litri. La capienza minima così è di 425 litri. L'accesso ovviamente è limitato in altezza come del resto su tutte le auto con questa carrozzeria e perciò lo sviluppo del vano è più che altro in profondità. È rivestito con materiali di buona fattura e al suo interno ci sono anche una rete elastica, degli anelli per bloccare un'altra rete fermo-oggetti, una presa 12 V e un gancio sul soffitto. Quest'ultimo lascia a desiderare in quanto a rifinitura. Sotto il piano di carico c'è un rotino di scorta e il divano si può abbattere o, come in questo caso, essere diviso in configurazione 40-20-40. Per accedere dietro si fanno i conti con una portiera poco estesa. Una volta a bordo lo spazio è giusto, non si tocca con la testa nemmeno se si è alti oltre 1,90 m come me e le ginocchia sfiorano il sedile anteriore. È il posto al centro che invece è sacrificato, seduta rigida, tunnel rialzato e gambe e testa che toccano, perlomeno con il tetto in vetro apribile. I poggiatesta integrali dei sedili anteriori sportivi tolgono un po' di luce, ma comunque ci sono le bocchette dell'aria e due prese USB-C. È fatta bene? Questa impostazione molto geometrica della plancia trasmette un gran senso di modernità, anzi ha quasi un sapore futuristico, mentre per quanto riguarda la qualità percepita, beh, è un Audi. E questo significa che gli assemblaggi sono di alto livello e sia al tatto quanto all'udito i rivestimenti e i comandi sono molto curati. È giusto la plastica sul tunnel centrale che non restituisce un feedback piacevole, è dura e sembra economica, al contrario della parte superiore dei pannelli porta che sono sì rigidi ma comunque gradevoli. Un'altra cosa che farà impazzire i più maniacali è l'accostamento imperfetto della bocchetta dell'aria, perlomeno sull'esemplare che abbiamo in prova. Sotto al display centrale, incastonato in modo da dar vita a degli angoli vivi molto particolari, ci sono dei bei comandi fisici per il climatizzatore, segno che ancora si possono fare di design e funzionali senza integrarli per forza in uno schermo. Il tunnel, complice la leva del cambio automatico shift by wire, cioè a comando elettronico, è molto ben organizzato e minimale. Ci sono due prese USB, una delle quali di tipo C, così non c'è bisogno degli adattatori, e la ricarica wireless ospita anche i telefoni full size. I portabicchieri si palesano solo quando serve. C'è una presa 12V e sotto il bracciolo regolabile c'è un altro vano. Il cassetto è rivestito in moquette pregiata e si può chiudere anche con la chiave. E invece nei pannelli porta i vani non hanno un rivestimento, perciò gli oggetti, sbattendo, potrebbero far rumore. In generale comunque l'ambiente è inequivocabilmente premium e ancora di più impreziosito con i vari colori delle luci ambientali. Come funziona l'infotainment? Lo schermo centrale da 10,1 pollici è impressionante per velocità di risposta e reattività. Rispetto al sistema più evoluto che si trova sull'alto di gamma Audi, però qui non c'è la risposta aptica del display. Il menu è molto chiaro e moderno nel suo design, strutturato come una schermata home di uno smartphone, così come del resto c'è anche un menu superiore a tendina per le notifiche. Sono integrate tantissime funzioni, come Apple CarPlay e Android Auto, e anche altre connesse, per esempio le news e il meteo. Il comparto navigazione funziona benissimo e può contare sul supporto del Virtual Cockpit. Può avere una diagonale più o meno ampia, ma in ogni modo è facile da consultare, configurare grazie ai pochi tasti dedicati sul volante ed è, di fatto, il miglior cruscotto digitale attualmente sul mercato. Se ho dei bambini?
Gli attacchi ISOFIX sono molto intelligenti perché protetti da una calotta a scomparsa, così non c'è il rischio di perderla. La linea del tetto complica un po' le cose in fase di ancoraggio. Le reti elastiche sul retro degli schienali si pagano a parte e i finestrini scendono praticamente del tutto. Dietro, il nostro passeggino, di cui trovate le specifiche in descrizione, entra senza problemi. Com'è da guidare? Probabilmente l'avete già percepito, ma a me le berline compatte, quattro porte piacciono tanto perché vanno contro quella tendenza generale di aumentare le dimensioni. Quest'auto, pur avendo una linea molto filante, non supera i 4 metri e mezzo di lunghezza e questa sua compattezza si percepisce alla guida, specie in città dove la visibilità è buona all'anteriore ma sorprendentemente anche al posteriore. E sì, in realtà non si vede poi dove finisce la coda, ma comunque ci sono i sensori di parcheggio dietro. La retrocamera si paga a parte, in questo caso c'è, così come c'è anche l'assistenza al parcheggio più avanzata, che comprende anche i sensori davanti e il parcheggio automatico. Mi ha convinto l'assetto che, volendo, come in questo caso, può essere a controllo elettronico e che interviene in maniera netta per variare il livello di assorbimento. Con questi cerchi da 18 pollici le sconnessioni si sentono, ma non sono fastidiose, anzi mi piace il senso di solidità che trasmettono, e giusto magari a livello acustico si poteva fare qualcosina in più. Con i cerchi da 19 pollici invece le sospensioni a controllo elettronico sono un optional assolutamente raccomandato. Con il Drive Select si cambiano i parametri di risposta anche di motore e di sterzo, che è un comando leggero, equilibrato, ma che non mi ha proprio convinto del tutto nelle curve più veloci e strette, perché nella mappa sport il carico volante è eccessivo, mentre in quella normal al centro è un po' vago e quindi non è proprio diretto. Va detto anche che, al contrario di S3 o di RS3, qui evidentemente l'impostazione che si è voluta dare è quella più turistica, e a questo proposito mi è piaciuta la mappa auto perché autonomamente, in base a velocità e stile di guida, adatta tutte le varie mappature. Furba! Il livello di insonorizzazione in autostrada è buono, del resto il coefficiente aerodinamico è di 0,27, quindi un valore di tutto rispetto, ma non vi ho detto del motore che sto guidando, un 1500 benzina 4 cilindri da 150 cavalli e 250 Nm di coppia, abbinato a un modulo mild hybrid a 48 volt, quindi un impianto elettrico che è in grado di recuperare energia nei rallentamenti e poi, quando serve, aggiungere 12 cavalli e 50 Nm. La fluidità è massima, l'auto può anche veleggiare fino a 40 secondi, ma in generale anche il termico di per sé può disattivare due dei cilindri quando non è richiesta troppa potenza. A far dialogare in maniera puntuale tutti questi sistemi c'è un cambio a doppia frizione S-Tronic 7 rapporti che, quando è impostato nella modalità sport, rende anche quest'auto piuttosto reattiva. Quanto consuma? In città si fanno circa 12 km con un litro, nell'extraurbano tranquillo oltre 14 km litro e in autostrada se ne fanno 15,5, per una media quindi di circa 14 km litro, cioè poco più di 7 litri per 100 km. Quando si spinge di più sull'acceleratore e tra le curve si scende anche a 10 km litro. E la sicurezza? Al momento di questa registrazione l'Euro NCAP non ha ancora effettuato i test. Appena disponibili troverete i risultati nel link in sovrimpressione. Per avere lo stato dell'arte in fatto di assistenza alla guida bisogna pagare qualcosa a parte. Ho anche fatto la rima, ma questo per dirvi come la dotazione di ADAS di quest'auto sia facilmente paragonabile anche a quella di auto di categoria nettamente superiore. Mi è piaciuto il Rear Cross Traffic Alert, che è quello che si attiva quando in retromarcia si esce da un parcheggio e sopraggiunge un'auto, perché è molto sensibile, così come mi è piaciuta la doppia soglia di intervento del mantenitore attivo di corsia. Prima di tutto funziona benissimo, ma poi appunto si può scegliere se l'auto deve solamente, diciamo così, ributtarsi in mezzo alle strisce oppure se deve avvinghiarsi e mantenersi al centro della carreggiata. In entrambi i casi la soglia di intervento è molto naturale.
Il cruise control adattivo si aziona tramite una leva posizionata sul piantone dello sterzo. Non è nascosta in realtà perché la si vede attraverso la corona, però comunque non è facile da azionare, perlomeno bisogna andare a memoria, e di notte non è retroilluminata. Insomma, per farla breve, avrei voluto che questi comandi fossero stati posizionati direttamente sulle razze del volante. Infine, ultima menzione d'onore ai fari a matrici di LED, perché molto probabilmente sono i migliori per questa categoria di auto, perciò assolutamente non lasciateveli sfuggire per nessuna ragione. Quanto costa? Con poco più di 29.000 euro ci si mette in garage la versione con il 1000 benzina a 3 cilindri da 110 cavalli. Il 1500 da 150 cavalli non ibrido parte da 31.400 euro, mentre il 2000 turbo diesel sempre da 150 cavalli parte da 30.450 euro, ma se si vuole il cambio automatico S-Tronic, allora il prezzo di partenza è 36.500 euro. Il mild hybrid di questa prova parte da 33.600 euro e l'auto che vedete, una S-Line Edition, ha un prezzo base di poco superiore ai 39.000 euro. Tra i quattro allestimenti disponibili c'è uno scostamento che va dagli 800 ai 2500 euro. Accessori consigliati? Il business è l'allestimento da cui partire. In questo modo di serie c'è il Virtual Cockpit e i fari sono già full LED, ma comunque è meglio optare per i Matrix che costano 1900 euro. Se avete bambini vale la pena spendere 50 euro per gli attacchi ISOFIX anteriori, mentre sempre comunque vorrete spendere 500 euro per la retrocamera in modo da capire bene dove finisce la coda. Per un tocco premium in più il tetto apribile a 1300 euro non ha un prezzo proibitivo e poi ci sono tantissime varianti di personalizzazione tra cerchi, rivestimenti interni e colori carrozzeria. Difetti? Il quinto posto è davvero sacrificato. La leva coi comandi del cruise control non è ergonomica così dove è posizionata, soprattutto per un'auto che può essere scelta da chi viaggia tanto. Il sedile divisibile 40-20-40 sarebbe dovuto essere di serie visto che costa 240 euro e già di per sé la praticità è un po' limitata. Stessa cosa per la retrocamera. Quali sono le alternative? Mercedes classe A berlina da un lato, BMW serie 2 Gran Coupé dall'altro. Il trittico teutonico è al completo anche questa volta. Poi a guardar bene il mercato, beh, le rivali dirette della 3 sedan sono già finite. Magari si può considerare in salsa Shooting Brake la molto valida Mercedes CLA, ma tutte le altre berline medie a 3 volumi hanno dimensioni e prezzi superiori, così come mediamente costano di più anche i SUV premium paragonabili per lunghezza. Fare una scelta originale oggi quando si compra un'auto è sempre più difficile. Per farlo, paradossalmente, si può puntare a qualcosa che è molto classico come concetto, ma reinterpretato sotto una nuova chiave. E se è vero che di hatchback se ne vedono tante, che le berline medie hanno dimensioni sempre più generose e che la guida alta da SUV toglie un bel po' di divertimento, a patto di non avere esigenze di carico specifiche, una compatta 3 volumi come la 3 sedan è probabilmente la scelta giusta.